Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Pronto? Pronto? Aci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. Pronto, Melzo? Melzo? Pronto, pronto, qui parla Melzo. Melzo, Turate, mi ricevete? Io non ti ho detto, Turate, va bene lo stesso. Ah, ho letto in sovraimpressione. Sorry. Partiamo subito veloci, veloci, dai. Sotto poi in descrizione io metto sempre tutto un po' di informazioni. Primo episodio di questa sottospecie di trasmissione, definiamola così, che abbiamo chiamato Turate, chiama Melzo, andata e ritorno. Sottotitolo Cazzi e giochi. A Dica. barra R, sì, esatto. Ma se vedi te. Secondo me va bene, poi magari lo cambiamo, non c'è problema. Ottimo. Sottotitolo però importante, cazzeggio a piede libero. Allora, io ho fatto la presentazioncina, sai, tipo incontro di box nell'angolo a sinistra, che non mi ricordo più se sei te, dovresti essere te, al peso a occhio, di 170 libbre, con sguardo assente ma cuore ben presente, il para. Nell'angolo a destra, al peso non confermato di 200 libbre, con barba pandemica, ormai ultrannuale, il Busno. Allora, intanto ricordo, per chi dovesse seguire questa boiata, che questa trasmissione non ha fini di lucro, più che altro perché la vedranno quattro gatti e non ci tiro su un cazzo di niente. Io direi di partire subito. Come dicevo, abbiamo un paio di punti. Uno, tu non lo conosci, secondo me è il clou della puntata, fatto apposta a non dirtelo. È questione tecnologica, però Tutto a particolare. sorpresa, ok. È quello Bene. particolare, però non ci possiamo fare niente, sono 15 mesi che ci trapanano i coglioni, quindi partiamo con la cronaca ovidiana. Io direi per la serie fare o non fare, non c'è provare, ti devo chiedere quale vaccino ti piacerebbe fare. Allora, io ho due opzioni, cioè quelli di nuova generazione. Il Cippa-Lipax contro l'infezione da lobotomizzati o lo Squirtix, per evitare il contagio da terrorizzati, disinfettati, mascherati? Io ne ho un terzo, in realtà, ci Sei il avevo terzo? pensato. Sì, Dica. AstraZoccola, può essere, può Ho andare pensato, potrebbe bene. essere Cioè, mica male. possono, nel senso, si può dire, no? Ah, ho capito, perché tu con le trombosi dici tra la trombi, ho capito. È una bella cosa questa È qua. tutto, ah, ci sei, lì ci AstraZoccola. sei arrivato tu, No, dai, lo so che tanto era il sottinteso, era Però anche quello lì. lo Squirtix, insomma. Critics non è male, perché mi eviti terrorizzati, disinfettati, mascherati, che Fatto, secondo fatto. me rende bene. Oh, rimanendo in tema, se mi fai la vaccinazione o non mi fai la vaccinazione, pass sì o pass no? Qui bella domanda, nel senso che, come già ne avevamo parlato, se va in porto, soprattutto per viaggi all'estero, mi trovo davvero in difficoltà. Se non va in porto, insomma, tutto tace, ma non penso. Bisognerà insomma vedere. Per lato invece concerti, club, eccetera, diciamo spazio al chiuso, lì penso che rinuncerò alla grande, anche perché uno, penso di aver visto abbastanza eventi in Ah, dici, ho questi già anni. dato, Ho già però. dato, non c'è niente di nuovo, cioè non c'è niente di nuovo, diciamo, nessuna novità, anche se fa abbastanza incazzare, insomma. Insomma, ne Però cominciano a lato mancare un viaggi, po', eh. anche a me, quello sicuramente. Cioè, una delle prime cose che farei sarebbe quella, ma lato viaggi lo ritengo più importante al momento perché mi mancano parecchie mete. Come tu ben sai, c'è anche un planning che avevamo definito Sì, e non che si. io Ma prenoterei cose Tesport studiate così. 5 anni fa. Siccome già l'avevi fatto una volta di prenotare, Prenotare. prenoterei Tesport così prima o poi ti mandano a cagare direttamente. Sì, poi mi riempio di voucher, tutti belli, cartacei, ho già la carta pronta, ho già la stampante pronta, e mi riempio, mi faccio un blocco di voucher e me li metto da collezione. Ah, comunque ci sono, è un po' adesso. Parlando seriamente, ci sono un po' di mete che volendo
problema è arrivarci, cioè tipo, lasciamo perdere la Svezia che è stata a parte fin dall'inizio, c'è la Russia, c'è la Bielorussia, poi magari ci fanno anche una bella guerra, quindi è anche più divertente andare là, non so, vedi un po' di cose, balli un po', sì, un po' la rumba, sì, sì. Poi no, ci sono un po' di paesi sudamericani, stati americani, cioè si può andare in Texas, in Florida, non so, se ti fanno entrare negli Stati Uniti senza spararti, magari ti fanno anche vedere qualcosa. Lì potremmo anche andare a vedere qualche partita, tra l'altro, perché lì hanno riaperto gli stadi senza rotture di balle, quindi secondo me ci starebbe, poi è da vedere. Comunque ci si dovrebbe anche organizzare, adesso io ho il dubbio sulla storia del pass, più che altro, che lo faranno, tanto per inserire questo nuovo mattoncino nel discorso di controllo, e poi però diranno tutte le regioni gialle, così no, non serve un cazzo il pass, però intanto lo facciamo. Se mi facessero una regione rossa, io ti direi di fare un bel viaggetto nella regione rossa, a sto punto. Sì, sicuramente. Senza pass, però, ovviamente. Però. E io, vabbè, io non sono ancora riuscito a beccare una multa. Cioè, c'ho questa cosa qua che proprio... ci tenevi, no? No, neanche io, cavolo. No, non sono ancora riuscito. Riguardo gli Stati Uniti, soprattutto mi è venuta in mente una cosa che ho appena sentito il mio collega stamattina di Roma, che si deve sposare, e praticamente il viaggio di nozze era negli States, era programmato lì. Dipende dallo stato. Ha dovuto, al momento ha detto che sta in Italia, vabbè, e niente, l'ha rimandato fra un paio d'anni, non sa neanche lui quando, ma la cosa assurda è che al momento non sa come muoversi neanche con gli inviti, non ha mandato inviti a nessuno e niente, perché è tutto in bilico e c'è anche il rischio, cioè, che si sposino loro due da soli, forse anche senza il prete, in chiesa, così. Beh, potrebbero andare. No, non so se in chiesa in comune. Fanno Las Vegas, risposa Elvis e sei a posto. Non sembrava neanche tanto incazzato, cioè era... Non è che ci forse, era... tanto. Forse non ci tiene a sposarsi, infatti. Gli hai fatto la confessionale, allora figliuolo, ti vuoi sposare veramente o ti stai prendendo per il conto? Sì, infatti. No, perché effettivamente io ho sentito che qua non sbloccano niente, sui matrimoni è un disastro. Credi, sono unioni sospese. Il peggio del peggio, perché lì muori, cioè se fai un matrimonio muori. Questa è una cosa che... Fagliela spiegare. In certi sensi è sensata la frase. Cioè, sì, ho capito che è la tomba dell'amore, però insomma adesso è che uno... Sei filosofo. Allora, se no dovrebbero fare il matrimonio in metropolitana, tanto lì non ti rompe le balle nessuno, c'è tanta gente, fai un rinfresco della Madonna, c'è il problema della mascherina. E allora il metro a luglio, non so, però dipende, adesso sono aree. Sì, quella nuova c'è l'aria condizionata. La Lilla. Quella col navigatore automatico lì. Che... Sì, Valilla. Ah, è la Lilla, giusto. Avevo capito Valilla, ho detto, cazzo, chissà perché ha parlato di fascisti. E senti, poi tu mi avevi girato sulle cronache covidiane due spunti, io cito perché non so cosa mi dici. Uno era sui supermarket, non sì. So perché mai citato, sì. Perché io praticamente 15 mesi che non entro in un supermercato, quindi... Non ne ho idea. Ti dico com'è la situazione qui sui supermarket. L'altra cos'era? L'altra invece era la questione della... Ah no, sono tre. L'altra era quella delle forze dell'ordine, che tu mi hai detto che c'hai conoscenze, che sì, ti hanno dato info. Dire, non si sappia in giro, però... E poi mi hai scritto un mangiare all'aperto qui, credo il peggio. Sì. Sì, sì, sì. Ma a livello personale parlo, cioè tutta roba a livello personale, poi ognuno ha le sue, ma sono piccolezze in confronto al resto. Allora, supermarket, bellissimo, quando, ma lo saprai anche tu, però forse non frequentandoli più. Allora, ho praticamente sperimentato che durante la zona rossa sono anche uscito fuori paese, perché... Mi piace di più un supermarket che un altro, perché devo andare in sto supermarket di merda che c'è qua? No, cioè, vado nell'altro. Se ti contagio. Vado a priori nel mio supermarket di fiducia e zona rossa, tutto bello, deserto, tutto bello, proprio che, come piaceva a me starmene da solo, niente code in cassa, proprio dicevo, che bellezza, perché non rimane sta zona qui che...
Quando è sbucata la zona gialla, arancione ancora no, quando è partita la zona gialla c'è stato carnaio. Un incremento, ma negli stessi orari, negli stessi giorni, cioè ti dico anche il lunedì pomeriggio, che non c'è andava, cioè non so, cagava nessuno il pomeriggio. Tipo ieri sono andato allo stesso orario, primo pomeriggio, già stracolmo di gente, perché c'era sempre questo terrore psicologico di non dover uscire, andare da altre parti, tenendo conto che Riscatto è un paese di, a dir tanto, 2000 abitanti, comunque sotto i 5000, e seconda tutti cosa, da fuori. Sì, ma la cosa assurda è che è a 2 chilometri da casa mia, cioè nel senso è proprio a 2 chilometri, sì, sì. È qui. E quindi l'ho trovato un po' assurdo per questo, perché per fare 2 chilometri e andare, non è che sono andato, voglio dire, a Paderno, Lugnano, a Gallaratna, per fare 2 chilometri e trovare tutto deserto, vedere tutta questa gran differenza tra prima e dopo. Però ci sta, però comunque anche lì da voi, è una cosa curiosa, perché a me raccontano, io non entro, io l'ultima volta sono entrato in Svizzera a ottobre dell'anno scorso, perché non c'era la mascherina. Poi l'hanno messa anche là, mi hanno fregato anche là. Ma qua mi risulta dai racconti che tu sei dentro, ovviamente mascherato, e ogni 3 minuti su per giù ti rompono le balle che devi stare a distanza. Non so se anche lì da te c'è la vocina. Allora, a me è capitato anche di essere in coda in cassa e avevo la mascherina qui, sulla punta del naso, qui, e non qui. Mi ha beccato la sciura che te lo mi ha beccato la sciura, rompi i coglioni. Ma ero anche in fondo nella coda, ma proprio occhio di falco, no? Gli Avengers, cazzo, assurda. Può tirare sulla mascherina. Io, ho proprio fatto così. Io. Sì, lei. Okay. C'è il monosillabo. Poi, monosillabo, no? Quelli davanti, invece, subito dopo, combo, XX, triangolo, quadrato, una fatality. Subito dopo quelli di fronte a me ha rotto le balle perché erano entrati in due in coppia, e quindi ho detto non si potrebbe entrare in due, la prossima volta ricordatevelo, ormai siete in coda, ci manca che vi separava lì, cazzo. Tra l'altro poi, sono cose assurde, se tu conti che era più sensato quello che ha detto a me che a loro. Sì, quella da mascherina io. Sì, ma ce l'avevo detto. Comunque il naso era coperto, non è che voglio dire. Forse io entrerei senza, quindi mi metterei a litigare. Non entro apposta perché sennò c'è da litigare. Però la storia lì di entrare da soli non sta scritta da nessuna parte, cioè sono i supermercati che se la inventano. Quindi. Quando tutta la gente, cioè tutte coppie o più persone, facevano finta di non conoscersi ed entravano uno a uno. No, veramente è successo, ma così è successo ovunque. Ne ho visti di casi, ma non solo qui, anche nei centri di ferramenta, cioè tipo Leroy Merlin, Ikea, ma tutto di più, tutto di più. E poi in conto che ci sono... Poi dicevano, oh, ciao, sei anche tu qui. Ma chi è? È mia moglie. Vabbè, dai. No, che poi ci sono i posti, ci sono alcuni posti, io ho visto un po' di videini, per esempio Ikea, era quella dove non mi fregava un cazzo di niente, forse perché sono svedesi, e gli svedesi dicono, anche se siamo in Italia, chi se ne fotte, entrate come le belve, no? Tutti lì in fila, accatastati. Però sì, era quella un po' più sciallo a questo punto di vista. Almeno. Sì, che sia per quello, sai che la Svezia non ha fatto nulla, quindi avranno detto, ma sì, ma zitti, zitti. E poi però ci sono anche gli autogrill. Gli autogrill sono quelli dove... Non so, non frequento. Sì, sì, ha voglia. C'è presente quando era tutto chiuso, non potevi andare al ristorante, take away, tutte queste menate, gli autogrill aperti regolarmente, andavano tranquillamente, senza problemi. Sai com'è? Quando ci prendiamo, ma sì, tanto chi cazzo mi denuncia? Quando ti chiami Benetton puoi fare quel cazzo che vuoi. Quindi semplicemente questo, dai. E una cosa che invece andiamo a vedere, che mi hai detto, che mi incuriosisce, l'altra è quella delle forze dell'ordine, cioè tu c'hai degli insider che ti danno notizie. Ho degli insider, diciamo un'amica che lavora in finanza, e vabbè, lei praticamente ha il secondo richiamo questo giovedì, non mi ricordo che vaccino ha fatto, sinceramente. Ah, quindi ha già fatto.
Sì, il primo l'ha fatto, gli è venuta la febbre per un giorno, alta. Quello va bene. E niente, no, era il discorso che facevamo io e te, nel senso che tu dicevi, ti dicevo, le forze dell'ordine hanno l'obbligo, no, di farlo, così mi è stato detto da lei. Più o Mi ha meno. detto, io nel mio ambiente siamo assolutamente obbligati a vaccinarci, quindi infatti te l'avevo accennato e tu però mi avevi detto che non era Non è proprio proprio così. così. Cioè, un Non conto è so che li forzino a farlo. se Cioè, non c'è ah, so che io poi nessun obbligo. voto perché io non so, cioè, principalmente non so com'è l'ambiente lì assolutamente e comunque non so come È più quello che cercano con la gestiscono costrizione. Ma la costrizione. a livello legislativo ci sarebbe il presunto obbligo per gli operatori sanitari, che poi se lo vai a vedere, se tengono duro per quello che mi pare di capire, tengono duro ancora qualche settimana, il decreto neanche lo convertono in legge. Hanno fatto apposta per spingere perché non Quindi si volevano è un vaccinare. decreto questo. Quello per gli operatori sanitari, sulle forze dell'ordine. Dai, ci sono anche Allora. i sindacati di polizia che gli hanno detto col piffero che ci vacciniamo. Poi dopo magari ti sanno come costringerti. Però insomma, credo che se tenessero duro un attimino, no? Siccome ci siamo anche tutti gli altri, adesso più o meno hanno sparato fuori una cifra qualche giorno fa, hanno detto più o meno la metà della popolazione non ne vuole sapere. Non so se sia vera o meno, eh. Sento, ma, beh, sento sempre più persone che non ne vogliono sapere. Se siamo tutti su una certa linea, ovviamente noi dobbiamo essere a sostegno di quegli operatori che non lo vogliono fare, legittimamente. Poi chi sceglie di farlo, io guarda, mi sa che te l'ho anche detto, io ho già incontrato un po' di persone che si sono vaccinate, io sto facendo da cavia. Siccome alcuni scienziati sostengono che il vaccinato sia pericolosissimo, io sto sempre in mezzo, non mi fido né da una parte né dall'altra, provo. Sono ancora vivo, quindi vuol dire che non sono poi così pericolosi. Beccato sia che le ha già fatte tutte e due, chi ne ha fatta una. Non lo so, da quel lato lì siamo a posto. Ho qualche dubbio in più che di rivederli vivi, diciamo, nei prossimi mesi, però poi per il resto non è che. Speriamo, o Non magari so, non te se ti è so. capitato di. Eh no, è vero, questa tua amica l'hai incontrata. Sì, è quella che fa lezioni di tennis con me, quindi l'ho vista 2 giovedì fa. Questo giovedì non ci sarà perché appunto al secondo richiamo, però magari mi farò spiegare meglio perché non siamo proprio entrati nell'argomento quando me l'ha detto. No, Anche poi non so perché. se ci sono cose circolari interne, cose del genere, però Non so, però. obbligo, non è che non lo possono fare, cioè per legge non lo possono fare, quindi questi stanno forzando la mano. Come la storia del pass, no? Te la menano col pass, così dice, la gente si spaventa. Io ho avuto persone che mi hanno detto, ma non posso andare in vacanza. E che cazzo mi stai dicendo? Non posso andare in vacanza. Vai in vacanza, c'ha il pass? No, vada a cagare. Punto. Mi faccia la multa, gliela contesto. Bisogna fare così. Ah, a Cioè, proposito, visto il tema multe, mi hanno detto che molti ricorsi, forse tutti, hanno avuto la meglio, cioè sono stati, quello che so, di così mi solito hanno fa ragione. detto voci non, diciamo, non poco affidabili, però ho No, sentito dire che le contestazioni, i ricorsi hanno avuto il loro effetto. guarda, è semplice, loro hanno basato tutto su un decreto del 2018 per l'emergenza, balle varie. Se vai a rivedere bene ti accorgi che quel decreto lì non ha Esatto, fondamento cioè, e da lì forse viene soggetto. giù, a valanga tutto il resto. Poi i DPCM, cioè, pensa a te, neanche sapevamo che cazzo fossero, ce li avevamo nell'ordinamento, sono diventati una cosa straordinaria e sono, a me piace dire che sono carta igienica, poi magari qualcuno si offende, però quello sono. Se tu contesti, ovviamente poi ti prendi un avvocato, ce ne sono tantissimi che ti seguono anche gratuitamente, perché è il minimo, cioè bisogna, per come la vedo io, devi disobbedire e se capita, dovesse capitare, la contesto e in più li denuncio, perché c'è anche quello. Bisogna dirlo, caro signore in divisa, è lei che mi sta facendo la contravvenzione. Mi dispiace, ma dovrò anche denunciarla perché lei ha Probabilmente violato sarà un po' di. successo. Sì. No, vabbè, non è per cattiveria, ma è voluto, cioè è dovuto, non puoi fare altrimenti.
Senti, invece, ti dicevo prima, la storia di mangiare all'aperto qui credo il peggio perché. Beh, qua è un fatto personale che mi è capitato. Allora vado in birrificio, mangio la mia tagliata di manzo, 20, penso 28-27 gradi quando sono arrivato. Comincia ad arrivare la folata e il gelo completo. Eravamo vestiti leggerissimi, cioè io ero in camicia praticamente. Giorno dopo, raffreddore, attenzione, ho detto cazzo, non ho raffreddore, no, non prendo un raffreddore da 2 anni. E lì praticamente niente, mi ha fatto un po', diciamo, sorridere la cosa in senso buono, in senso cattivo, perché con queste nuove regole secondo me si rischia di più di prima di ammalarsi normalmente. Tu non l'hai Visto che visti? l'influenza non esiste più, adesso penso che esisterà di nuovo perché tutti quelli che Quella stanno dipende da come all'aperto. fai i test, sai com'è. Io ho visto un bel video a Milano, quattro persone, tavolo fuori, con ombrello. Perché sarà Vabbè, ma messa a lì. piove, erano lì con una manina a mangiare e con l'altra No, con vabbè, l'ombrello. lì siamo alla Meraviglioso. follia. D'altronde se si sta a certe cose, io piuttosto non vado perché mi girerebbero le balle, insomma. Però Sì, beh, conta massimo. che su Telegram ci sono un po' di gruppetti dove si raccolgono, per esempio, bar, ristoranti, dove proprio loro ti dicono: noi non vogliamo la gente che crede a certe cose. Esattamente il contrario. E quindi lì, insomma, dai, qualche minimo spazio di libertà lo si trova, se si vuole. Comunque questa storia qui è vera, è un po' una Per rottura. me, secondo me si ammalerà un sacco di gente con questi sbalzi, cioè comunque metti Ha caso anche voglia. oggi con questo tempaccio andare a mangiare all'aperto è impossibile. Cioè, se vuoi ammalarti, sì, di non so cosa, ma Chissà, dici che l'hanno fatta apposta, ma chi lo sa. Tu però dovevi senti, fare il tampone, eh? Tu che hai fatto il raffreddore, dovevi no, fare non ho fatto il raffreddore, ho raffreddato e in 24 ore mi è passato, il tampone. Mi interessa, dovevi sono fare il tampone. breakable. Tu potevi essere un positivo in più e rimanevamo tutti chiusi se c'eri anche te positivo. Ah, roba assurda. Poi magari col vento i droplets, il droplets ti è andato nel naso, beccato, Può eh? Un essere, cazzo di però è droplets. sparito tutto, quindi Ma sono sì. contento. L'altro No, giorno c'è niente, è che è un stato. rischio. Poi in primavera, guarda caso, riaprire in primavera quando è la stagione più pericolosa per gli sbalzi termici. Cioè, sai quante ne ho passate io in primavera? Ho capito, ma se la dici così, Colpi. questi chiudono tutto di nuovo, eh? Ma Non puoi no, dirlo. non chiudono per Non me. dirla così, Cioè. sennò questi, cioè, c'è speranza che non No, ci aspettate. manca, la mia salvezza sono i locali. Cioè, niente. Ma dai, Mamma. adesso secondo me stanno facendo la muina per sbloccare un attimo. Vi concediamo, non so se hai sentito ieri il viceministro che vi concediamo di non mettere più la mascherina obbligatoria all'aperto. E io ero lì che dicevo, ma brutto pirla, l'hai scritta tu, il cazzo di DPCM dove non c'è scritto che è obbligatoria la mascherina all'aperto. Che concessione è? Sa, stanno un po' giocando, speriamo che non la tirino troppo lunga. Ah. Ultima cosa che Ah, già poi abbiamo vorrei accennato restare in, prima, scusa, dimmi. vorrei restare in tema pub, ne butto giù Ah, dimmi. un'altra che mi è capitata settimana scorsa. Allora, già la serata di merda con i miei amici debosciati, che saluto, però nel Cioè, prima gli senso, insulti, per esempio. no, ma li saluto appunto per mandargliene, vabbè, proprio detto, tardi. Che allora 2 ore di ritardo, lasciamo perdere, Milano Lodi, ero a Lodi. Pub storico, arrivo alle 8:30 circa di sera, mi metto in coda perché ovviamente non si poteva neanche entrare lì, cioè mai vista sta cosa. Ci sono 4 tavolini fuori, non si poteva neanche entrare, a parte gli amiconi, no? Gli amiconi invece, ah sì, oh, ciao, bella, vai, 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 oh, scusate, devo solo pagare. Anch'io devo pagare. Vabbè. Detto questo, faccio questa bellissima coda, va bene, anche lunga. Arrivo e compare la signorina proprietaria e ci dice: ragazzi, non posso darvi da bere. Ci guardiamo in faccia, scusa, ma in che senso? E no, si beve solo se ci si siede e non c'è più posto. Bello, Cioè, piace. allora, i tavoli sono veramente
5 li credo contati. Quindi non so se si potesse prenotare o meno, ma conoscendo la gestione lì di Lodi, penso che non si possa prenotare quel pub. E allora le faccio, vabbè, ok, la plastica per bere, bevo qui sul marciapiede, tanto sono abituato, non è che... E no, l'asporto è fino alle 18. Ma chi la... ma da dove sbuca sta cosa? Ma se l'ha inventata? Allora, quello dell'asporto loro ce lo dovrebbero avere ancora, perché è ancora in mano. Allora, Lambrate... E Lambrate, arrivi e fai quel cazzo che vuoi, entri al bancone, prendi, esci, perché non puoi star dentro, entri, esci, se non c'è il tavolo, che puoi tra l'altro prenotare, perché l'abbiamo fatto, solo se mangi puoi prenotare, vabbè, chi se ne frega, lì almeno ti gestisci tu, prendi, ti metti davanti anche, dove cazzo vuoi, anche davanti, sul marciapiede e ti bevi sta cazzo di birra. Lodi... ma vedi, dipende da ognuno. Ragazzi, sono delle regole assurde, poi ognuno le applica come meglio crede. C'è la gente che mi guardava e mi diceva, ma come, cosa ha detto questa? Cioè, così mi ha detto uno. Sì, ma immagino. E purtroppo questo è quello che viene fuori poi creando tutti questi cacchio di testi assurdi. Te l'ho detto, se un viceministro ti si presenta e ti dice, vi faccio il favore di togliervi una cosa che non è neanche obbligatoria. Cioè, io ormai la sua memoria... la recito sempre, non fa obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Punto. Portare sempre con sé, me lo posso mettere anche nel culo, lo devo portare con me, non lo devo avere addosso. Niente da fare, no? Vi concediamo, perché sai, sono magnanimi, vi concediamo. Ma va bene così. Yes. L'ultima cosa, se passiamo all'ultimo, che era il discorso mezzo viaggi, mezzo concerti, mi pare che ci sia una news che mi dovresti leggere, perché io non ho idea di cosa sia, però il mio è una roba che ha a che fare col ferro. Quindi. Fascicolo ufficiale ha a che fare col ferro. Fascicolo ufficiale, news di ieri, no, l'11 maggio, oggi. È oggi, okay. Però la news di ieri. Buono sapere che hai la news e non sai neanche di quando è venuta. C'è la data 11 maggio, ma deve essere la stampa. Ok, quindi... Però sei stampata a te. Sì, infatti. Vabbè. Vabbè. Allora, frontman dei Metallica, James Hetfield, dichiara, allora questo, leggo dall'inizio. Del Metallica, James Hetfield è stato ospite dell'episodio 11 del podcast The First Life a fine marzo. Durante la chiacchierata, Hetfield si è così espresso in merito al programma di vaccinazione al momento in atto e alla possibilità che il gruppo torni a breve in tour. Non dichiara quello che segue. Non ne ho idea, non dipende da me. Dipende davvero dalla sicurezza di tutti, non solo dei fan, ma dalla crew e di noi stessi. Non ho un'idea precisa di che situazione si delineerà con l'introduzione di questi vaccini. Io sono un po' scettico sul farmi vaccinare, ma sembra che le cose stiano procedendo, che le persone lo stiano ricevendo e ho molti amici che l'hanno fatto. Io personalmente non ne sono del tutto sicuro, ma spero che non si arrivi a un punto in cui devi avere quel timbro Covid sul tuo passaporto o qualcosa del genere per andare dove vuoi. Se si giungerà a questo, allora prenderò una decisione. Ci siamo vaccinati per andare in Africa, quindi non è che non sia mai stato vaccinato prima. Tuttavia, da bambino non ho mai ricevuto vaccinazioni a causa della nostra religione, cristianesimo scientista. Quindi, quella è stata l'unica volta che ne ho avuto uno, quando stavamo andando a fare un safari in Africa. Qua... Cioè, è diciamo una delle... adesso. Sì, è una delle vie di mezzo questa, nel senso che non dipende da me, dipende da come si andrà avanti. Non saprei se essere d'accordo con lui o meno, perché è tutto e niente, nel senso, però fa bene a dirlo, cioè nel senso ha espresso la sua opinione, spera non si arrivi a questo, su questo sono d'accordo. Sul timbro eccetera, e essendo diciamo una persona non l'ultimo degli stronzi a livello
concertistico, a livello comunque sul genere metal, una persona che conta. Spero che la sua voce valga qualcosa, non credo, ma Ah, sai cos'è? Che loro facendo i tour lì uno potrebbe anche vedere, dice, elimino dei paesi, per esempio, no, se vado in Russia non mi rompono le balle, potrebbero andare a fare i tour in Russia. noi siamo i primi a essere eliminati, ora comunque. Lo so, vabbè, dai, magari la Svizzera poi cambia, Però già se ci andiamo sono a gli Svizzeri, a Zurigo. me va bene, cioè infatti a me non è che voglio dire, vado in Svizzera. Ah, effettivamente c'è anche quell'altra cosa. Io sento molte persone, viaggiatori soprattutto, no? Loro viaggiano molto, sul discorso di aver già fatto delle vaccinazioni. Ci sono alcuni viaggiatori che sostengono: ho già fatto l'antimalarico, ho già fatto Zika, ho già fatto altre, cosa vuoi che sia uno in più? Però qua il problema è che da una parte hai dei farmaci che sono testati, anni e anni di test, diciamo che può sempre succedere qualcosa, ma è molto raro. Qui stiamo parlando di sperimentazione ed è tutta un'altra storia. Sì. Tra l'altro io purtroppo seguo Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e anche altri, Israele, anche altri paesi. Cioè i numeri non sono numeri da, sai, uno ogni milione un par di palle. Ce ne sono a centinaia di migliaia, se prendi la Gran Bretagna, sono già sopra i 500.000 casi di reazioni, ovviamente dalla più banale alla più grave. Hanno anche circa 1 migliaio di morti, in tutta Europa siamo sopra i 10.000, negli Stati Uniti siamo già intorno ai 3.000. Per loro saranno pochi, per l'amor del cielo, poi ti diranno: ma guarda la malattia cosa ha fatto. C'è da discutere su cosa ha fatto la malattia, però insomma, questo è sperimentale. Cioè. Poi non so se te lo sai, ma ci hanno messo la chicchettina. Cosa hanno fatto? Essendo sperimentali, noi abbiamo delle leggi. Deo grazia, le devi rispettare. Infatti l'hanno rispettata. Sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea non ci devono essere cure per poter utilizzare un farmaco sperimentale. O non ci sono cure o il farmaco sperimentale è sicuramente più vantaggioso delle cure. Ora, problemino, qua da noi ci sono migliaia di medici che curano e non hanno avuto una persona in ospedale. Il vaccino ne ha fatte finire tante già al cimitero. Qual è quella che rende meglio? È la cura. Però il nostro governo dice non ci sono cure. Allora, uno dopo fa 2 più 2, io poi sono stronzo di natura, faccio 2 più 2, a quest'ora noi non avremmo neanche, cioè non avremmo neanche questa sperimentazione in corso perché ci sono le cure. Quindi sai, questi discorsi qua, comunque quello che mi premeva dirti è che secondo me la notizia vera non è quella del vaccino, ma è che Hatfield è cristiano scientista lì. Io mi ricordavo i metodisti. Cristianesimo scientista. Io mi ricordavo i metodisti, gli Ma ortodossi, i protestanti, ma il scientista cos'è? Tipo Scientology, no? Cioè, speriamo non porca. sia scientologo, infatti, cioè, Bisogna vedere, andiamo. dopo chiamo il mio amico Tom e glielo chiedo. Sai che Chiamo Tom Tom. Cruise ha Ah, voglia. giusto, Tom, vero? Sì. Chiamo. Adesso No, comunque. sta registrando La guerra dei mondi 18, poi lo chiamo io. Ah, ok. Siamo già al 18, tu non lo sai, ma in un mondo parallelo. Ne hanno già fatti 17, che ha avuto successo. No, niente, tu cosa No, dici? poi Ci non sai sta, non so. se. Non so se hai sentito dire a proposito di cure. Ma penso di sì, perché boh, se ne parlava la pillola antivirale. L'hai Sì, ho sentita? sentito un po' di. Ma anche il vaccino in pillola, a Napoli mi pare che stanno sperimentando Ma questa pillolina il qui non è un vaccino. vaccino, però, è Sì, ma una. ci sono anche le pillole, ma. Io, giusto da 14 mesi, come altri, faccio notare che ci sono dei farmaci che funzionano, ma non per altro, no? Perché non sono né medico né scienziato, però li ascolto e li leggo. Cazzo, questi se mi dicono, guardate, curiamo, 3-5 giorni, massimo una settimana, guariti a casa. Guarda caso, l'altro giorno mi ha chiamato un mio amico, mio compagno di banco allo stadio. Mi ha chiamato e mi fa: ma ti volevo sentire perché mi fa, l'ho fatta, no? Ha avuto la Covid e io subito mi viene automatico, no? Dico: ma come ti hanno curato? Lui mi fa: guarda, il mio medico mi ha detto una settimana a riposo con la tachipirina. Siccome non sono pirla, ho chiamato un altro mio amico medico. Questo mi ha detto: non fare cazzate, ti dico io cosa devi fare. Gli ha dato i farmaci giusti con delle vitamine. Nel giro di una settimana lui e anche suo padre hanno recuperato.
Poi mi ha detto è più pesante della solita influenza, per l'amor del cielo, è che uno dica che non lo sia, però la curi. Sì, E invece noi certo. abbiamo il nostro simpatico governicchio che dice che le cure non ci sono. Quel maledetto simpatico terrorista di Speranza, io voglio beccarmi anche la denuncia. Qualche giorno fa gli ho anche scritto, Finché c'è vita, quando finché c'è speranza, c'è vita. mi sembra quello con la falcettina, il tuo simbolino con la falcettina, mi sembra, altro che Vita e Speranza. Va bene, dai. Adesso partiamo con qualche notiziola per arrivare poi al clou di cui parlavo all'inizio. Io te le butto lì, poi tu mi dici. Allora, serio, preciso, Già paura. compunto. Allora, effetti collaterali della pandemia. Nel 2020, poi scorrerà, facciamo scorrere anche in sovraimpressione proprio il documento PDF ufficiale. Nel 2020 negli Vero. Stati Uniti sono stati richiesti il 22% in più di impianti deretanali, ovvero chiappe sintetiche, cioè si fanno fare le protesi al culo le signorine. Cosa ne pensi? Cosa c'entra con la pandemia questo? Effetto No. collaterale della pandemia, queste non c'hanno un cazzo da fare, sono a casa, hanno Ah, richiesto il ok. 22% di impianti, Non insomma, di hanno un chiappe cazzo da sintetiche. fare, cioè nel senso, quindi passano il tempo a farsi le chiappe in Saranno plastica. lì che vedono i film della Jennifer Lopez e dice, fa che lo faccio anch'io. Però non è che devi andare ad esibirle poi, anche perché dove vai? Cioè, te le tieni in casa le A casa chiappe. fanno il video a Ogni tanto casa. le stacchi, le appendi al muro. Io devo solo riportare la notizia. Gli altri interventi anche di chirurgia e balle varie sono Questa mi calati. mancava. Questo qui, vedi che io vado a trovare le stronzate dappertutto, perché questa qui è di vero, tra l'altro l'ho pubblicata a un sito che è anche conosciuto, che parla di economia, che è Zero So, Hedge, ma passassero questa era tutti bellissima. a far palestra, gaming, invece no. E c'è anche il chiapping, no, com'è che lo chiamano? Querting, lei, com'è che era quelle che si mettono lì Non dire parolacce. a far ballare le chiappette così. Vabbè, Sì, chiapping è bello, dai, Querta, chiapping non si dice quertare, vabbè, insomma, fai. Querting, non diciamo altre cose, vabbè, che tanto abbiamo già parlato dello Squirtix come Quello che vaccino. facevano ai matrimoni, mio amico fa DJ ai matrimoni e c'erano tutte queste ragazzine che quertavano. Ho detto, ma è una cosa da aver paura. Con i genitori che guardavano e queste che. Vabbè, Una questi io non ho ragazzina. capito. No, niente, mi è venuto così. Invece, questo ci ricolleghiamo alla questione viaggi. Te l'avevo forse accennato che abbiamo parlato qualche giorno fa. Questo è bello perché te lo leggo, adesso traduco al volo in italiano. Cioè, proprio dal sito ufficiale di un albergo dell'isola di Wight. Allora dice: noi vogliamo solo ospiti che hanno preso la pillola rossa, la famosa pillola rossa di Matrix. Appunto, ma Morpheus. Infatti, se non siete delle pecore, potete entrare. Accettiamo solo coloro che non indossano mascherina. Non vogliamo gente occultista del nuovo ordine mondiale oppure i loro minions. Questo è grandioso. Quindi alla fine questi qua sostanzialmente, insomma, ci hanno messo il carico da 90, hotel dell'isola di White. Io direi che ce lo possiamo segnare. Si sa mai che riusciamo ad arrivarci. Segniamocelo, a saper dov'è. Aspetta. Isola di White in Gran Bretagna, porca vacca. Grazie. Magari poi facciamo Andiamo. partire No, te l'ho i sempre Dick detto, Dick con l'isola di White, non so, cazzo, facciamo l'isola di di White, c'è anche il partire, festival vai all'isola col di White. video di Isola di Ma White, vai. c'è il festival all'isola di White, vergognati. Ma Già. porca vacca, non si fa. Senti, No, mia comunque, morta io la maestra di me lo sono geografia. segnato. Te l'ho sempre detto che mia morta maestra di geografia quando mi stava per insegnare il tutto. Capito, Vabbè, te t'hanno non portato so un cazzo. dappertutto. Ma se ti hanno portato dappertutto, i tuoi non ti ricordi più niente. Dappertutto, sì, tranne che lì. Si può. Comunque sappi che poi non è l'unico, però questo mi è piaciuto perché in home page ti mette proprio quella roba. Te la metti, dice, ragazzi, come dire, pecorelle lasciano ogni speranza e non entrino neanche. Invece, adesso che siamo intorno agli ANTA di trasmissione, E anch'io sono intorno agli Antacas. arriviamo alla notizia clou.
Questa è una notizia di tecnologia, è un po' vecchiotta, perché era del 20 aprile, però mi è piaciuta troppo, me la sono tenuta lì. Allora, Stati Uniti, c'è un'azienda che si chiama Luxbotics, con modica cifra di 5.900 dollari. Cosa ti fa? Allora, per quelli che hanno perso, loro dicono per quelli che hanno perso la loro dolce metà, vabbè, poi dopo uno, anche se non l'ha persa, si può interessare. Ti preparano il sex robot. Parla, riconosce il volto, poi c'è un'opzione che non ho capito bene, occhio iperrealistico, che a me viene da dire cazzo me ne frega dell'occhio se la prendo per altri motivi, però La impianto vuoi con i senza occhio? capelli, occhio anche questa, impianto con i capelli veri, quindi praticamente tu devi, se perdi la matta metà, devi conservare i capelli e seppellirla pelata, si può fare, tanto poi i capelli ricrescono anche da morti. Intelligenza artificiale. E l'ultima cosa, c'è lo scheletro robotico che però non permette la deambulazione, ma anche qui mica me la prendo per quello, insomma. Ma qui E in siamo ai homepage livelli. c'è la simpatica Stefani. Ora io ti volevo chiedere, siccome tu non hai perso la matta, no? Avresti però la donna ideale, a parte Avril Lavigne e l'altra che non mi ricordo, Simone Simons, e la Simone Scarletta, Simons, Scarletta, altre. vabbè, ce ne sono. Se dovessi scegliere 5.900 dollari, te li spenderesti per farti recapitare che cosa? Parte Mi che qui siamo raccomando, che la tra. notizia è clou. Siamo qui tra una via di mezzo tra Black Mirror e Blade Runner, perché forse è più Black Mirror, perché è un po' più robotico. Porca puttana, ecco quella, ok, ho deciso. La, come si chiama? Adesso non mi viene il nome. Quella di Blade Rachel. Lei c'è, è No, già sul. Rachel, no, lei c'è, Rachel. Rachel, ma no, Rachel, No, l'altra, Blade Runner 2049, l'intelligenza artificiale che aveva in casa. Ah, no, cazzo, The neanche Arma, si non la chiama tocchi The neanche. Arma, e il nome non me lo ricordo. Io preferisco Rachel, però. Preferisci Tra l'altro, Rachel? aspetto. No, io preferisco la The Arma. Adesso noi, mentre stiamo parlando in sovraimpressione, è andata anche l'immagine. E comunque Stefani è gnocca, guarda che veramente dopo la vedi, dopo mi farai Ok. sapere, secondo me è gnocca. Adesso abbiamo una cosa che Adesso purtroppo. c'ho Alexa in casa, se può interessarti. E C'ho cosa fa? Ti Alexa. fai le Non lo pippe so, mentali? è disattivata, non so cos'è. No, ho capito, ma con Alexa cosa ti fai le pippe mentali? Alexa, accendi la luce. Questo. Che ti chiami Alexa. Questa non la tagliamo, la lasciamo lì, quindi. No, dicevo, È anche partita per un attimo. purtroppo, colpa tua che mi hai girato il filmato, maledetto, dobbiamo celebrare da bravo Juventino, ormai Oh, questo è quasi il andato, momento perché io ormai è un clou. anno che non guardo un cacchio, e Questo è il milanista. momento clou. Noi facciamo partire adesso tra poco un video per celebrare lo scudetto vinto da quell'altra squadra di Milano che non nomino perché non ce la faccio. Ecco, adesso facciamo partire il filmato, poi dopo parliamo. Si può dire Dica. che scudetto, cioè come la didascalia che c'era. Chi? Cosa? Scudetto, visto che era il numero 19. Scudetto Covid-19. Ah sì, ma infatti tutto sto casino l'hanno messo in piedi per far vincere lo scudetto Sì, all'Inter. sì, sì. No, Questo si è capito. Vai. l'hanno poi girata così come battutaccia. Ci Vai, sta. facciamo partire e poi rientriamo. Vai col video, vai Jack. Oh, allora, abbiamo visto questo simpatico filmato che Bello, ovviamente è bello. tutta colpa tua, io non voglio avere gli interisti sotto Sì, casa. no, prendo la responsabilità. Colpa tua, tra l'altro, guarda che bravo che sono, devo farti anche i complimenti, anche se io ti ho detto che ho visto a malapena 2 minuti, complimenti perché ci avete rifilato 3 pappine, anche voi, quindi dai, sarete contenti. Sì, vabbè,
Io c'ho solo una cosa da dire su quel filmato che abbiamo visto. 30.000 persone in piazza, a parte il fatto che il comune poteva tirar su 10 milioni di euro facendo 400 euro di multa a ognuno, è una figata. La cosa che più mi fa pensare è che dal 17 di maggio, cioè più o meno tra una settimana in poi, sai che ne dovrebbero schiattare parecchi, non sarebbe male. Beh, non ci avevo pensato. Cazzo, non ci avevo pensato. Ma quindi stima in percentuali quanti ne fanno fuori? Quanti si autoeliminano? Lo diciamo a tutti gli juventini milanisti. Visto che ce la menano questa storia, purtroppo non succederà niente, lo sappiamo già, ma potete sperare nella mattanza degli interisti post festeggiamenti. Magari compreso, più che altro io non ce l'ho tanto con la squadra quest'anno, come te l'ho detto, ma più con quel coso inguardabile, dove basta, voglio chiedere comandante. Ma il comandante non era Vasco Rossi? Chi è il comandante? Adesso io te l'ho detto, non fa niente. Non frequenti proprio più, cazzo, pensa te, so più io paradossi. Sai di sì, adesso sei diventato tu l'esperto. Comandante, lo chiamano così l'allenatore, non so perché. Comandante. Il capitano è il capitano, non te lo dimenticare, nostro capitano. Insomma, il comandante. Però vedo cavolo, sono più informato io, c'è da preoccuparsi. Per un certo verso potrei anche essere, come dire, a metà, festeggiarla a metà, perché abbiamo il buon Marotta, abbiamo il buon Conte, insomma. Asamoah mi pare che non esiste più, ma dovrebbe essere ancora lì, insomma. Dai, un po' di gente dalle nostre parti se la sono dovuta prendere per vincere qualcosa. Quindi, mettiamo lì, dai. Oh, dunque, adesso ci avviamo un attimino verso le conclusioni, però c'ho ancora un paio di cosine che ti volevo sottoporre. Allora, prima abbiamo parlato anche di concerti. Io voglio ricordare all'uditorio i miei due lettori, più quelli che riuscirai a coinvolgere tu e a fargli scoglionare per tre quarti d'ora, e che il dottor Para mi è diplomato all'Accademia dei Finferli di Bergamo Alta in Hard Rock e Cristina d'Avena, e ha collaborato alla realizzazione della mostra permanente di Salisburgo sulle palle di Mozart, e questo è ancora più importante perché insomma sei un grande critico musicale. Speriamo di non arrivare a questo. Io voglio sfruttare le tue competenze, Domanda del cazzo, ci sono novità musicali per così bello particolare? Allora, se hai un account bella su Live Now e ottieni un codice, una sera che non hai cazzo da fare, ti accendi la TV, ti guardi il tuo bellissimo streaming e ti vedi un concertino in diretta. No, scherzo. A parte, in realtà era così qualche tempo fa. Adesso stanno ricominciando più a Roma. Dipende tutto dalle venue, dalla capacità della venue, dalla capienza e dall'organizzatore, quello che vogliono fare. Cioè, ognuno decide a modo suo. Non sì, si capisce questo, perché alcuni spazi, tipo l'Arena di Verona abbia molte più restrizioni rispetto ad un altro luogo all'aperto, oppure un altro più piccolo ne ha meno, insomma tutto, ognuno decide a modo suo, non si capisce niente neanche. Ma io ero rimasto a 500 massimo al chiuso, 1000 massimo all'aperto, non so se adesso cambieranno. Io vedo che ogni volta variano e continuano a mandare nuovi regolamenti, nuove autocertificazioni. Sostituzioni di PDF ormai sono alla base del giorno, da caricare sui server, perché sì, sì, tu devi scaricartelo per consegnarlo direttamente sul luogo dell'evento, ma continuano a cambiare, ma anche piccole cose, anche le virgole, qualsiasi mina cosa la stanno proprio stravolgendo. E conta che, se pensi a quelli grossi, a me stanno arrivando tutti i nuovi posticipi. Però i grossi sono tutti nel 2022. Sì, cioè, sì, ma infatti tutti posticipati. Quindi lì, lì non c'è ancora niente, come comunicazioni a riguardo non c'è ancora niente. Ci sarà. Lì sarà divertente quando proveranno a dire che devi entrare testato, vaccinato e compagnia. Sì. Io me li tengo lì buoni, poi vediamo cosa succede. Quelli di adesso hanno anche l'opt-in obbligatorio, cioè tu devi accettare il regolamento, cioè come dire sì, l'ho letto, ma magari non lo leggi, legale, però, perché altrimenti non puoi acquistare, non puoi procedere con l'acquisto.
No, no, adesso, oggi come oggi, veramente non lo prenderei neanche, non andrei da nessuna parte perché con Assolutamente, le regole che ci sono. No, ma tu ma non è. pensa poi, pensa alla progressione. Noi siamo in balla ancora con questi numeri qui. Ti fanno il test a Barcellona con i 5.000 che sembrava entrassero in Sì, volevo ospedale. dirti Barcellona. Test all'ingresso, mascherina, tutte queste minchiate, zero contagio, a me non interessa. Il problema è sempre che devi fare tutta quella trafila. A Liverpool hanno fatto i test nelle discoteche, 3.000 persone più altre 3.000, senza niente, però testati. E io ho provato a scrivere a questi che davano le notizie, a dire io mi offro per fare il gruppo placebo. Cioè io entro senza fare un cazzo e vediamo se muoio Magari così. La miseria. io ti consiglio di andare a vedere i vaccini. Oh, signor Damane, è vero che... No, poi sai cos'è il non plus ultra? Qual è? Che io torno sempre lì, però. Cioè, io ho visto nella stessa settimana di Barcellona, Mosca, 70.000 persone, zero mascherine, zero controlli. A me non mi pare che ci sia stata un'ecatombe. Mi sarei un po' rotto le balle, no? Insomma, di questo giochino. Però, voi vediamo, magari riusciamo a... Scrivo a quel gran figlio di Putin e vediamo se ci concede un Nel ponte senso che aereo suo per padre andare a si dei chiamava concerti là. Putin, anche lui. No, magari ci fa un ponte aereo per andare direttamente a dei concerti in Russia. Che cacchio Tanto bisogna fare? loro sono capaci. Una Cioè, superstrada sopraelevata. ma te ti rendi conto che l'anno scorso, quando noi eravamo qua a Serrati, c'era un personaggio che vive a San Pietroburgo, che fa dirette tutti i giorni. Ogni sacrosanta sera questo era ai concerti, al chiuso, all'aperto. Non gli rompeva le balle nessuno. E qui ti venivano a dire ti sparo se esci fuori la sera. Cioè, una roba allucinante. Non si può, la gente Vorrei, dovrebbe sapere un po' di più. Può ah, darsi una infatti. sveglia. Poi vorrei concludere su un'ultima cosa mia, Dimmi. che mi era Poi c'ho un altro sfuggita. paio di cosine, I poi. più poveracci, i più tartassati ragazzi qui, cioè io poi essendo appassionato ancora peggio di cinema, come già ti avevo Ah, già, detto. vero. Cinema, che penso che, ad esempio, Multicinema abbiano aperto 2 mesi, Sì, la poca scorsa cosa. estate, basta. E quando infatti dicevo da una cosa recente di ieri che la Scala ha riaperto, ho visto anche i Sì, servizi, ho eccetera. visto. Adesso tu mi dovresti spiegare cosa cambia dall'andare a vedere un teatro al chiuso, cioè uno spettacolo teatrale come la Scala, pare che c'era un concerto. Cosa cambia da andare lì con e c'era pieno di gente, tra tutti distanziati, tutti vabbè, comunque ce n'era di gente. Cosa cambia andare lì oppure riempire una sala, una sala come la Sala Energia dell'Arcadia al 50% e non poter neanche entrare nell'atrio, per dire. Cioè, questa è la differenza incredibile. Queste secondo me sono quelle altalene varie. C'è un nostro filosofo, Fusaro, che fin dall'inizio, secondo me, l'ha centrata in pieno. Ha detto: questa la chiamo pandemia yo-yo, cioè tiri Eh e sì, è riprendi, così, tiri così. e riprendi. Continueremo a passare da fase 1, fase 2, fase 1, fino a che la gente non si darà una mossa. Ed è così. Queste sono cose che non hanno senso, però le continuano a fare. E magari tra un po' ti faranno il contrario, si sa mai nella vita. Magari poi ti dicono: to, riapriamo un po' i cinema e chiudiamola. A me anche i teatri mi sono arrivate, da Milano mi è arrivato l'Elfo e il Menotti, cos'è, il Menotti, mi I pare, sì. teatri come sono Teatro messi, Menotti conosco. anche Sì. loro Ah, purtroppo ti Menotti, dicono: guarda, pensavo ancora più. riapriamo però con tutte quelle restrizioni, che poi dopo mi ricordo qualche tempo fa ti avevo portato a vedere Antonio Rezza e lui aveva fatto un'intervista dove raccontava sulla Sette, tra l'altro, che dice: fai lo spettacolo, ho provato, no, per vedere. Lui ha visto che uno fisico, lui c'ha bisogno del pubblico, e a vedere sta gente distanziata, in plexiglass, cioè una roba assurda. Poi finivamo, eravamo nel foyer, eravamo tutti lì. Lui dice: cazzo mi fai fare con la sala in quel modo? È un controsenso unico, totale. Poi sai che io vado anche per gli articoli che scrivo, me ne vado a cercare. Dal punto di vista scientifico, non ce ne fosse una che ha un senso.
fior di studi dei migliori al mondo che li sì. sputtanano su tutta la linea, quando glielo dice qualcuno, ma quelle poche volte, secondo me non sanno, per dire, tu magari non sai chi è il professor Ioannidis. Manco Greco. io fino all'anno scorso. Poi questo signore a maggio pubblica uno studio e per mesi non ti dicono un cazzo. Cioè, dopo i primi 2 mesi ha detto, guardate che chiudere tutto è una puttanata pazzesca. Ed è uno dei primissimi epidemiologi al mondo. Non l'ha cagato nessuno. Per dire, tu andavi a ascoltare il professor Tegnell che è in Svezia, lui ti diceva, Sembrano i nomi guardate, di Aldo Giovanni e Giacomo, vabbè, comunque. grandi veramente, perché questi sono i veri scienziati, per quanto mi riguarda. Lui cosa ti dice? Cosa eravamo a giugno-luglio dell'anno scorso? Intervista TV inglese, perché non mettete le mascherine? Risposta proprio di una semplicità estrema, perché non esiste evidenza scientifica del fatto che servono a qualcosa. Anzi, abbiamo gli studi che dimostrano il contrario. Io me li sono andati a leggere e ho detto, cazzo, ha ragione il professore. Poi è saltato su un professore, tra l'altro molto conosciuto di Hong Kong, che ha fatto lo studio sui criceti, e sono andati a prendere per buono lo studio sui criceti. Ma Dio buono, il criceto con la mascherina? No, ha messo la mascherina sulle gabbiette. E io devo dar per buono uno studio del cazzo così. Cioè adesso. Solo una mini mascherina. Ah, dai, ma ha fatto delle robe allucinanti. Li smonto io che non sono scienziato. Purtroppo poi su questa base possono fare quello che vogliono, dai, perché se non c'è base, anche il coprifuoco. Adesso hanno detto lo portiamo a mezzanotte. Guarda come siamo bravi, ti facciamo stare in giro 2 ore in più. Ma che cazzo vuol dire? Non so, magari te sei Alle d'accordo. 23 forse. No, ma cioè, d'accordo. Bevo di più. No, ma tu prova a Wow, per dire, pensare è che ridicolo. questa roba qui è venuta fuori, se non mi No, sul ricordo coprifuoco male. io sono sempre stato, cioè, è stata la cosa che mi ha fatto più imbestialire, anche perché con tutte queste chiusure mi spieghi che cazzo ci faceva la gente per strada, cioè voglio dire, se te ne stai in una via del cazzo in un paese, cioè pu puoi benissimo starci, Ma sì, ma non anche ti se rompo sei in neanche. piazza, dai. Ma sì, no, sto Cioè, dicendo per evitare rotture, eventuali rotture di coglioni, di controlli, ma voglio dire, è sempre stata una cosa, la cosa più inutile del coprifuoco. ma anche lì, vedi, se ti controllano, adesso ha fatto già il giro di tutta Italia, a parte i telegiornali che non se lo sono filato, un ragazzo che ha difeso un suo amico, ha beccato la multa per aver violato il coprifuoco, è incostituzionale quella norma lì. Un ragazzo di 22 anni ha spiegato ai magistrati che è incostituzionale, gli hanno dato ragione. Non è che ci voglia molto. Cioè, anch'io non sono né uno studente di giurisprudenza né un magistrato, però cazzo, Costituzione ce l'ho davanti agli occhi. Eh sì. Coprifuoco, cioè, tu dalle 22 alle 5 c'è questo cazzo di virus che t'ammazza. Dalle 5 alle 22 no, soprattutto se vai in metropolitana. E le metropolitane sono meravigliose, cioè proprio tipo Carnaio, Parco Bovo. Lì per fortuna non ho più Sicordi. sperimentato perché le odio, ma ho presente. È vero, attenti, da quel lato lì, sì, anch'io che non sono più pendolare, sinceramente, meno male, perché io non avrei preso i mezzi a queste condizioni, non li sto prendendo più. Poi ho visto la stazione Cadorna a Milano, ho visto con tutti questi bollini. Frecce, cose, non c'è il flusso d'aria, non puoi passare da una parte dalla una baffa, cioè se può, non si può. Comunque, Non si può. staremo a vedere se Sarà da ridere. c'è una cosa che mi viene in mente adesso così buttata lì, che facevano notare alcuni giornalisti, questa storia di zio Bill che divorzierebbe da zia Melinda, no, Bill Gates che dovrebbe divorziare dalla moglie. È venuta fuori stranamente sta notizia, addirittura dicono che 2 anni fa questa si è messa in testa di divorziare. E uno dice, mazzo, i nostri giornalisti sono dei fenomeni, non si erano accorti di niente. Sembra quasi che, come dire, sia un pizzino lanciato al buon zio Bill che forse magari la festa sta finendo. Non lo so, perché sai che lui è uno di quelli che ci vuole tanto bene, ci vuole bene all'umanità. Siccome siamo troppi, ne dobbiamo fare fuori un po'.
poi 2 secondi dopo ti dice vaccinatevi tutti, due domande uno se, magari se le fa, se ti dice così, però a parte quello è uno diciamo dei frontman, no? Di questi simpatici signori che Yes. ci stanno rendendo la vita impossibile. Non è l'unico, non è l'unico, però No. lui ci vuole bene, lui ci vuole bene. Importante Io quello. ormai lo chiamo zio Bill perché siamo di famiglia, dai, Zio siamo Bill. dai. Come Kill Bill, no? Il Bill, mi è venuto in mente È che fa una brutta fine, chissà se fa la anche stessa a me. fine. Magari qualcuno gli fa il colpo del Cos'era? quello al petto. Colpo del sushi? No, cos'era? Colpo Non del, boh, non mi ricordo, tutta una tecnica particolare che ti prendeva tipo la Kenshiro qui, facevi sì, 10 passi ti e poi si sciupava. Se invece Cazzo. stavi seduto, quindi se lui sta seduto, se gli fanno il colpetto, va seduto così a vita, non vive. Non succede niente, poi gli vengono le piaghe da decubito, però insomma abbastanza. Però arrivo. Insomma, mi hai fatto venire in mente Keiichiro, non lo fanno vedere più. Porca vacca. Shiro Ogni tanto mi anche. piaceva rivedere. Oh, io ho una cosa, una notizia che adesso mi spiace rovinarti la festa, ma te la devo dare. Hai nominato prima la Simone. Guarda caso me l'ero segnata. Non so Cosa se tu sai succede? che lei aveva la paura di cantare in pubblico prima No? di. Io ho letto la notizia che lei è tornata la paura Sei e informato si. sto. Non ridere perché è una bruttissima notizia. È tornata la paura di cantare in pubblico e pare che si ritiri. Spiace No, dai, stai scherzando. veramente, ma vorrei un tuo commento. Ve l'ho detto, questa me la segno perché pare, mi Ma me la spiace. devi dire così in diretta, cioè, così a bruciapelo, Ce preparati. l'avevo nel finale, ho detto finiamo in bellezza. No, dai, Spiace. non dire. Mi spiace. Vabbè, No, dai, è ovviamente la finta, notizia è era una falsa. fake. Era Ma falsa, ma volevo vedere la faccia del è lutto dei venuto paparazzi. sciupone, Madonna. Ho detto, da già la giro la mia amica che è ancora più fan, e se questa stessa si buttava dalla finestra. Volevo vedere la faccia del lutto, poi magari faccio anche il fermo immagine sul blu. Lo devi fare con nello Ah, zoom. adesso era venuta bene, perché quando mi hai detto, ma veramente, eri già un attimo, se la tiravo un minutino in più, mi sa che partiva il funerale in diretta. Mi stavo già informando su internet. Dai, No, lei ha avuto una malattia seria qualche sì, anno quello fa. sì. Ma guarda che veramente aveva la paura di cantare in pubblico. Prima di unirsi al gruppo degli Epica, aveva proprio la paura. Poi l'ha superata proprio quando hanno messo insieme la band. Meno queste notizie che ho raccolto serie, vere. Ovviamente l'altra è una cagata, ma magari chissà un domani. Quando si potrà Anche tornare ai qui. concerti e finalmente riprenoterai e dirai adesso vado, finalmente rivedo la mia grandissima epica, tan, via, basta, ritiro. Vabbè, è un classico, guarda, queste sfighe che ho proprio all'ordine del giorno. Non so loro come sono, dovresti, dopo Hatfield dovresti andare a vedere No, cosa ne loro pensa la Simone di fanno. tutte queste minchiate. Ah, sembra non gliene freghi un cazzo della. Ah, beh, in realtà sono. Allora, tutte le band sono incazzate nere per vabbè, gestioni varie. Molti scioglimenti, ho visto, molti componenti dei gruppi che se ne vanno. Anche il bassista storico dei Nagy se n'è andato. Allora, l'ha messa giù come lato, diciamo, musicale. Che non sono abbastanza quotati, adesso non ho ben presente cosa ha detto. C'era una, forse magari la prossima volta lo leggiamo anche quell'articolo lì. E ce l'aveva un po' su con i produttori e i manager, e diceva che non era un sistema sbagliato, insomma, questo è il sunto. E se n'è andato, però guarda caso stanno succedendo tutte queste cose adesso, quando, cioè, lui è lì da più di 10 anni, voglio dire. È sempre stato così, non è che a un certo punto dici no, la situazione manageriale è una merda. Andiamo a Guarda. vedere, la situazione che c'è adesso, dai, Poi c'è da magari dire c'erano che. delle situazioni al limite, le ha fatte esplodere, quello che è Sì, poi c'è successo. chi dice che ha depresso, sai, i clinici così a un certo punto sbiellano. C'ha 60 anni, già comincia a Dice un po' di partire andropausa. tutto. Sì. No, ma sono così loro, se partono qua, cioè sono personaggi un po' strani. Ci può Poi stare. i Daft Punk si sono sciolti. Ho visto il Quindi. video di separazione.
Bello, mi è piaciuto. E anche lì non ho capito bene, però boh, stanno succedendo tutte cose nell'ultimo. Beh, l'hanno fatta molto bene, hanno scelto proprio il periodo giusto, poi il video è veramente stupendo. Non so se hai visto che c'è uno dei due che va verso l'altro e poi questo esplode praticamente. Siamo tipo adesso non mi ricordo più la location, tipo deserto, è fatto molto bene. Ho visto un botto di gente già fin dalla prima settimana. Oh, io dico, no, vediamo un po'. Se tu non hai qualche altra curiosità, No, qualcosa era di. l'unica cosa riallacciandomi al coprifuoco, ma delle chicche che mi sono capitate, viene qui da me un mio amico una sera, ci stiamo guardando un film in Santa Pace, e allora da casa mia a casa sua è mezz'ora di macchina, a un certo punto, 9:15, si alza in piedi, io devo andare. Cazzo, vai. Devo andare Ah, al coprifuoco. no, E Wonder Woman 1984 me lo sono visto per 2/3 da solo, dai. perché Ah, lui è super veramente è fan. andato così. Sì, lui Ah, ha doveva un fare quaderno tanta strada. dugnano, mezz'ora. Non mi sembra, cioè sei più lontano tu. Ma sì, infatti. E no, nel senso che anche se fosse andato via alle 10, voglio dire, non è che gli sparavano, ma anche dopo, secondo me. Tra Comunque lui, l'altro, a parte che va verso. ti ricapitasse di a chiunque sia, Ciccio, puoi dire che stai tornando a casa. È scritto nei DPCM. No, non violate il coprifuoco, però potete tornare a casa. E allora. Purtroppo questa gente, questi cioè, individui, poi sta tutto di testa, hanno Sì, questo no, capisco. terrorismo psicologico a palla, in testa e non li smuovi. Cioè, anche se li dovessi dire così, secondo me non serve. Però vabbè. Cioè, quello sì, ci vorrà veramente tanto tempo. Anche oggi sentivo, hanno letto alcuni articoli, mi pare La Repubblica o un altro giornale. Sai, abbiamo rovinato la vita a un po' di persone. Ma porca miseria, una ragazza che diceva che non riesce quasi neanche più a uscire, che non va Sì, più alle molti hanno feste. avuto problemi psicologici, sì, i ragazzini soprattutto, Voglia, ragazzino giovane. 15 mesi sono lunghi e poi adesso non è neanche finita, quindi. Speriamo, ma cioè, mi sa che ancora un po' di. Il proprio zio Bila aveva detto fine 2022. Siccome siamo a metà del 2021, non è che siamo molto divertenti. Ah sì, dai, altri 15 mesi, che cazzo vuoi che sono altri Capito? Ma io 15 sono mesi? Fino Fantasy, ho Stregarium, ma ho le fiere dei maghi da fare, non è che posso. Le fai sul balcone. Vabbè, c'ho il terra, quasi quasi. Parte che c'hai il parco sotto casa, falle sotto il parco. Ma è vero, è adatto per gli Stregarium il parchetto, No, cavolo. dai, devo sempre dire tutto io. Faccio l'organizzatore, dai, se mi paghi, Organizzalo tu. l'organizzatore. Anzi, lì. va, lo faccio gratis, va, lo faccio gratis. Vai. Ti offro in consumazione birre Ah, e proprio gratis, gratis, via. Cioè, non c'è problema. L'importante è fare qualcosa, veramente, qua. Dobbiamo vedere, cavoli, adesso. Mi sembra che stiano organizzando un po' di cosine, sai che te l'avevo detto, no? Che sono stato a Milano, però era lì, era fine aprile, poi un'altra non sono potuto andare, comunque ne stanno facendo tante. Quella sono sempre un po' indeciso, cioè un po' serve fare la manifestazione, però serve di più secondo me dire signori, la vita di tutti i giorni, disobbedisco e chiuso lì il discorso. Poi fai anche la manifestazione, che va bene, perché quando vedono che c'è tanta gente, insomma. Due conti se li fa, però è più disobbedienza. Queste sere ho visto Napoli, Milano, Bologna, Firenze, pieno di gente in strada dopo le 10, mezzanotte. Cioè, come dire, signori, ci avete rotto le balle adesso. Siamo stati anche troppo buoni, in effetti, Ah, certo. senza fare male a nessuno. Disobbedienza civile. Cioè, non dico di fare come Gandhi che ti metti lì a filare e poi vai. A fare 200 km al giorno a piedi, insomma, qui disobbedire è proprio una cagata pazzesca. Devi stare a casa dalle 10? No, esco alle 10. Devi andare in giro mascherato? No, vado senza e anzi te la metto addosso appena ti trovo. Cioè, queste robe qua. A proposito, io una mascherina ce l'ho, ce l'ho adatta. Aia, io mentre aspettiamo questa cosa, ricordo che io non ho comprato né mascherine. Né disinfettanti, niente di niente.
15 mesi ovviamente non è successo nulla come sapevo che sarebbe stato, e però io sono quello cattivo. Adesso vediamo il dottore che è sparito. Speriamo che non sia una cagata pazzesca. Sarà mica la mascherina di Topolino. Ecco. Te pareva, porca mia, me lo dicevi, ce l'avevo anch'io. Io avevo l'elmo da. Vabbè, la Pensa che prossima volta. volevo, quando te lo dicevo, volevo Ma. presentarmi a casa tua così, al campanello. Fa un po' cagare, cioè Sì, sono è da giusto. donna, infatti è E strettissimo. È da donna. di Italia, cioè, ti visto così, c'hai l'occhio. Mi sembra un po' altina anche proprio, no? È alta di suo. No, no, sei giusto tu, è proprio la maschera che. Cioè, come se non avessi gli occhi. Batman cieco. No, comunque la mascherina è quella roba lì, cioè, dai, adesso Volevo va bene. presentarmi a casa tua, purtroppo ormai la sorpresa non posso più farla. Quanto avevo detto, verrò, tu mi hai detto non è vietato entrare con la mascherina, io ti avevo detto invece mi presenterò con la maschera e volevo citofonarti conciato così. A parte che avrei usato l'altra di Ginevra, Ah, quella bello. è bella. Ma guarda, sulla cosa della mascherina, neanche ai vaccinati, guarda. Anche se uno è vaccinato in casa mia entra senza mascherina, se no mi incazzo. Sennò proprio. Non ho messo il cartello fuori, però insomma, ci stiamo dentro. Dai, allora direi che possiamo finire qui. Oh, abbiamo fatto una Sì. bella oretta abbondante, quindi a voglia. Poi Ah, mi vediamo, ricordo che in raccomando, caso. Dimmi. dimmi, dica. Mi No, sto andando a chiudere, quindi dimmi prima tu che poi chiudo. raccomando, nei credits, almeno stavolta, Avevo para scritto. con la chiocciola finale e non la iniziale perché ogni volta sbagli, ragazzi. Maroni, aspetta che me lo scrivo, Poi se no mi se lo ricordo. riconoscono, c'ho i diritti, i copyright, non mi riconoscono più. Vabbè, para. Io la vabbè, la mia no, la mia Tutto devo così. scrivere. Non funziona. Dai, chiudiamo così con questo bellissimo filmato. Ti metto in Dovrebbe bianco e andare nero con con lo la luce, ma. scheletro. Ah, si vede, si vede. Quindi, ok, diciamo solo questo: in caso ci fosse piaciuta a noi, mica chi la guarderà, la rifaremo. Altrimenti, andate a cagare e buona serata a tutti. Basta. No, però è carino, eh. Che cacchio l'hai Non è pescato? che è questo.